Esternalizzare una parte dei servizi educativi del comune, in particolare le attività svolte dai collaboratori socio-educativi delle scuole dell'infanzia, è la politica che il comune di Pistoia ha adottato sul fronte dell'impiego del personale per i collaboratori socio-educativi e contro la quale i sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL, DICAP e della RSU del comune di Pistoia esprimono forte contrarietà, tanto che sono state convocate 3 assemblee del personale per decidere le azioni da intraprendere. La prima di queste nei locali della cattedrale ex Breda. Il sindaco ci ha informato che dei 4 posti che sono vacanti, posti di ruolo, quindi a tempo indeterminato nel comune di Pistoia quest'anno, l'intenzione dell'amministrazione è non assumere nessuno e anche di continuare a non assumere nessuno per tutti i posti vacanti che si verranno a creare nei prossimi anni per pensionamenti, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo. Queste lavoratrici verranno sostituite tramite un appalto esterno, cioè con un'esternalizzazione del servizio. Si comincia, ci hanno detto, da queste 4 e poi si proseguirà fino a quando non ce ne saranno più dei lavoratori comunali e ci saranno soltanto lavoratori e lavoratrici della ditta in appalto esterno. Voi invece cosa chiedete? Vengono individuati dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B. Cioè all'interno delle scuole comunali avremo le insegnanti, gli insegnanti che saranno di serie A e assunti a tempo indeterminato da parte del comune con il contratto collettivo degli enti locali. I lavoratori di serie B per ora saranno 4 e poi saranno sempre di più, saranno assunti da una ditta che vincerà una gara e che solitamente è un contratto che garantisce un po' meno salario e un po' meno diritti rispetto al contratto degli enti locali. In questo profilo professionale ci sono molti precari. Ci sono persone che da anni lavorano a tempo determinato nel comune di Pistoia e che in questi anni, una lavoratrice ci ha detto da 20 anni, hanno legittimamente avuto la volontà, il desiderio e soprattutto anche la speranza di diventare assunti di ruolo. Ecco, per queste persone la risposta è no. Non potranno mai, se l'amministrazione non tornerà indietro, diventare dipendenti di ruolo del comune. Quindi noi abbiamo ricevuto all'unanimità da questa prima assemblea il mandato a chiedere la modifica del piano assunzioni che è stato deliberato e nel caso di risposta negativa a proclamare lo stato d'agitazione con le successive modalità che verranno decise dalle organizzazioni sindacali e l'RSU.